Allora, prima di proseguire con le altre notizie, andiamo a collegarci in diretta con Napoli. C'è il ministro Piantedosi che novembre, sta che anticipa partecipando al quell'ordinale Comitato dell'8 Provinciale per la dicembre. Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Lo Segnalo ascoltiamo. innanzitutto che, come qualcuno ha osservato, è già, se mi permettete, un primo, non voglio dire successo, però insomma, la riprova del fatto che l'Italia è riuscita ad ottenere che questo argomento, che veniva un po' troppo sottaciuto, ritornasse alla giusta attenzione degli organismi dell'Europa per essere affrontato non come un'emergenza, come qualcosa comunque che meritasse insomma, la dovuta attenzione. Il piano l'ho già detto, non vorrei ripetermi, adesso poi la declinazione dello stesso dovrò condividerla con i miei colleghi di governo e poi dovrà essere presentato agli uffici dell'Unione. Ruota intorno al fatto che noi siamo fortemente convinti che ogni azione di fermezza nel respingere i traffici illegali, soprattutto quelli che avvengono nel Mediterraneo, che credo possiamo essere d'accordo tutti, tanto più alla luce ad esempio di quell'indagine che ieri, no, quella della Procura di Caltanissetta, che ha disvelato cosa ruota intorno ai traffici del Mediterraneo, non riguarda l'ONG, ben presente, ma cosa ruota intorno al complessivo traffico no, di uomini che avviene nel Mediterraneo dai paesi del Nord Africa. E quindi ovviamente la fermezza che noi intendiamo opporre, mantenere insomma, nei confronti di questo fenomeno dovrà essere compensata con fenomeni di più lunga durata strutturale che prevedono canali di flussi di ingresso legali, corridoi umanitari che siamo tra i paesi, credo quasi l'unico, noi e qualcun altro che facciamo in Europa già da sempre, quindi ecco perché io quando dico non abbiamo come dire, delle lezioni da imparare da altri, quindi l'Italia già ha delle esperienze che vanno messe a sistema, evidentemente vanno rese funzionali anche ad essere il contraltare di quelle che sono le azioni di fermezza che devono compensare comunque canali di ingresso legali. Il sogno migratorio dei giovani provenienti dall'Africa lo dobbiamo gestire noi insieme ai paesi, i paesi da cui provengono, non certo i trafficanti. Penso che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Grazie.